La chiamavano la scimmia perché era bravissima ad arrampicarsi sugli alberi. Quel giorno di maggio salì sull'albero a far cadere le ciliegie per i suoi amici rimasti in terra a desiderare quegli stupendi frutti rossi che ciondolavano tra le foglie. Quando ebbe finito, tornò giù con un grappoletto di 4 ciliegie che volle portare a casa per i suoi genitori. Quando all'ora di pranzo la mamma chiamò tutti a tavola, quel grappolo di ciliegie in mezzo alla tovaglia bianca, tra la formaggiera e la caraffa dell'acqua, era un vero tocco artistico a completamento dell'opera. E non mancarono a nessuno espressioni di meraviglia, che incoraggiarono anche la nonna ad alzarsi dal letto per venire a vedere. Quelle ciliegie erano così belle che misero tanto buon umore, e in particolare alla nonna. Si sentì talmente meglio da non voler ritornare nemmeno a letto. La mattina seguente Emma portò il grappoletto a scuola e regalò una ciliegia al suo amichetto Luciano, il figlio di Pierina, e lui tagliò subito in due il suo uovo sodo che portava sempre per merenda, per darne premurosamente un pezzo alla sua simpatica amica. Una ciliegia la diede anche a Gelsomino, il figlio del signor Paolo. Anche lui spezzò la sua bella cioccolatona in due tronchi per darne così uno a Emma. Rimasero due ciliegie. Emma ne regalò una alla maestra e l'altra se la mise in tasca del grembiule. Quando finite le lezioni uscirono da scuola, Emma, Luciano e Gelsomino si incamminarono insieme ed arrivarono alla bellissima fontana dei pesci, ove sotto uno stupendo gioco di spruzzi d'acqua che ricadevano a cerchio in mezzo alla vasca, vi erano anche dei grossi sassi sul fondo da dove uscivano dei bei pesci a godersi i raggi del sole che disegnavano riflessi nell'acqua. Emma si frugò in tasca del grembiulino bianco e tirò fuori quella ciliegia che così sotto la luce del sole brillava come un gigantesco rubino. E uno di quei pesci si accapò al pelo dell'acqua come per vedere. Emma si chinò e avvicinò quella ciliegia proprio a porgerla alle labbra di quel pesce, che parve aver capito le intenzioni e aprì quella sua boccona che, a dire il vero, non era neanche il massimo della bellezza. Ma quel gesto fu d'una dolcezza quasi indescrivibile. La ciliegia andò a fermarsi proprio tra le labbrona del pesce, che si lasciò scendere lentamente sul fondo della vasca. In breve, quel pesce color fulvo scuro divenne di colore rosso. Sulla coda gli restò una macchia tonda scura e sul bordo degli occhi un cerchietto nero. Poi salì di nuovo al pelo dell'acqua e, a non crederci, mise la bocca fuori e parlò. Da oggi ogni bambino che mangerà le ciliegie di Lari in questo giorno non dimentichi di esprimere un desiderio, poiché i pesci colorati lo ascolteranno e lo riferiranno al grande re del regno di Aragosta, affinché possa decidere di esaudirlo. Anche tu, Emma, chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio. Il giorno seguente i riccioli già belli di Emma erano lunghi boccoli del color dell'oro, che facevano cornice ai suoi occhi azzurri in quel visino dalla pelle rosa di velluto, ove sotto la punta di un bel nasino ritto si disegnavano due piccole labbra smerlate. Luciano volle sempre starle vicino, sia a scuola che quando andava a trovarla, finché all'età di 25 anni andarono a sposarsi da Don Cristiano nella chiesetta di Usigliano ed ebbero due figli. Quel pesce in quella vasca fontana ebbe tanti figli, tutti rossi come lui, che ancora oggi, nel giorno della festa delle ciliegie, s'avvicinano con la bocca al pelo dell'acqua
come a voler ricordare ai bambini che li guardano: chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio. In mezzo agli spruzzi del gioco d'acqua c'è una scultura in marmo, un pesce che tiene tra le labbra una ciliegia. E dai lati della bocca escono due butti d'acqua a cadere nella vasca. Sotto la scultura c'è scritto il nome in oro: Rossello.